Siamo con mister Manuele Domenicali nel post partita di Mazzara Acre, che si è terminata 0-2 quest'oggi al Nino Vaccara. Mister, innanzitutto una partita a scacchi in cui comunque le occasioni da una parte e dall'altra sono state poche, una sconfitta che complica un po' la classifica del Mazzara. Innanzitutto una sua analisi sulla gara. Allora, io adesso farò la mia analisi sulla gara. Però voglio dire, approfitto di questa situazione per dire che sarà l'ultima volta che io mi presento a un'intervista ufficiale, sia video sia su carta. Perché ho capito che qui a Mazzara ci sono tantissimi intenditori di calcio, ci sono tantissimi allenatori, ci sono tantissimi commissari tecnici, e allora io non parlo più, che parlino gli altri. E che questo sia ben chiaro. Io sono venuto a Mazzara per allenare una squadra che mi è stato dato dalla società. Questa squadra di ragazzi eccezionali, di bravi ragazzi che si impegnano tutti i giorni, hanno ottenuto una finale di Coppa Italia. In questo momento siamo un po' in ritardo in classifica perché con la sconfitta di oggi siamo rimasti fermi in classifica, ma il campionato è ancora molto lungo. Abbiamo perso contro l'Akragas, che è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, mi sembra. Perché io oggi ho parlato anche con il loro direttore sportivo che conosco molto bene. E abbiamo perso 2-0 in casa, è vero, però non ci sono stati tiri in porta né da una parte né dall'altra. Quindi occasioni da gol, quindi vuol dire che è stata una partita estremamente equilibrata, dove nel primo tempo l'Akragas diciamo che ha fatto qualcosa di meglio sotto il profilo del gioco, sotto il profilo dell'agonismo, anche perché è una squadra molto fisica, giocatori molto alti, molto fisici, e hanno avuto un po' il sopravvento. E hanno fatto gol quasi allo scadere su un calcio di rigore, anche perché c'è da dire questo, visto che qua a Mazzara siamo tutti bravi e va tutto bene, tutti gli arbitri che vengono qui e quelli che troviamo in trasferta non ci danno mai, non dico che ci devono aiutare, ma ce li abbiamo sempre tutti contro, compreso quello di oggi, che dopo 5 minuti di partita, in una situazione di Sami che stava andando in porta, dopo aver vinto un contrasto, è stato stoppato con un fischio dell'arbitro, perché secondo l'arbitro è stato un fallo inesistente e questo poteva essere un gol. Quindi gli episodi poi sono determinanti. Quindi, visto che gli arbitri fanno il bello e il cattivo tempo contro il Mazzara, qualche motivo ci sarà. Io non lo so cosa c'è, perché io sono a Mazzara da 2 mesi, 2 mesi e mezzo, quindi non conosco niente e non voglio neanche saperlo. Nel secondo tempo la mia squadra ha fatto un secondo tempo decisamente migliore, soprattutto perché ha tenuto l'iniziativa e l'Akragas, che si è difeso, diciamo, non abbiamo prodotto tiri in porta, ma occasioni pericolose sì. Si è affacciata nella nostra area al 20° del secondo tempo e ha fatto gol su azione di calcio d'angolo. E poi non è più ritornata nella nostra area. Abbiamo sempre attaccato noi, bene o male abbiamo attaccato noi. Quindi questa è la partita di oggi. Due squadre che si sono equivalse, che sono state, purtroppo, la differenza è stata un calcio di rigore e un calcio d'angolo. Punto. È chiaro che dobbiamo migliorarci perché io non voglio alibi, non ho mai voluto alibi, non ne voglio neanche adesso. Però i ragazzi stanno giocando da tanto tempo ogni 3 giorni. Poi i grandi intenditori di calcio che ci sono qui a Mazzara facciano quel cavolo che vogliono. Personalmente io voglio rispetto da tutti perché io sto portando rispetto a tutti, compresi i tifosi. Quindi se mi portano rispetto io porto, se no io faccio il mio lavoro finché mi verrà concesso di farlo. Ma per il resto non mi importa proprio nulla. Io sono cosciente di quello che faccio insieme ai miei ragazzi. Punto. Che sia ben chiaro per tutti. Io non sono qui a fare il parafulmine di nessuno e voglio rispetto perché io ho un curriculum, ok? Che qui non esiste. Punto. Mister, non ci interessa approfondire i motivi della sua scelta, anche se ci auguriamo che possa ripensarci. No, 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 non ci ripenso. Io non chiamatemi, non chiamate qualcun altro, io non ci ripenso, io non parlo più, da qui fino alla fine. Perfetto. Tornando all'analisi della partita, mi diceva giustamente un'Akragas che nel secondo tempo si è affacciata soltanto dopo 20 minuti. Nel frattempo, comunque, il Mazzara aveva creato qualche occasione, c'è stata anche qualche timida protesta per un presunto tocco di mano su un colpo di testa di Esatto. Punzi, come l'ha vista dalla panchina. Ma c'è stato un colpo di testa di Punzi, Punzi è stato ribattuto questo, proprio vicino alla porta, Punzi ha protestato, io dalla panchina.
chiaramente faccio fatica a vedere, ma appunto era lei a 2 centimetri, ha protestato, probabilmente ha visto qualcosa, però quest'arbitro cioè non ci voglio neanche pensare, perché non si, allora il problema di questi arbitri, questo viene da Forlì, cioè non lo so come ragionano o cosa, ma non è solo un problema, è che loro non hanno dialogo con gli allenatori, non hanno dialogo, loro ti fanno stare zitti, perché se solo parli, io alla fine del primo tempo ho parlato con lui, mi ha ammonito, mi ha dato il cartellino giallo. Allora, se uno non può neanche parlare con un arbitro che deve ancora cominciare e con uno che ha già fatto 50 anni di calcio, allora lasciamo stare. Secondo lei c'è anche una difficoltà quando questi arbitri vengono da fuori, adesso questa è una curiosità personale, nel calarsi in un calcio che magari non conoscono? Ma no, ma questi vengono mandati apposta a fare partite magari difficili, perché magari sono arbitri che pensano che possono fare carriera, possono salire di categoria. Allora da Forlì, come 2 domeniche fa forse con la Mazzarese c'era uno da Torino, li mandano in Sicilia perché pensano che in Sicilia succeda chissà che cosa, e poi alla fine non succede niente, perché la partita di oggi è con la Mazzarese, sono state 2 partite comunque correttissime, e quindi se devono fare esperienza se la possono fare anche a Forlì o a Riccione, così vanno a prendere il sole anche.